Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Euro Truck Simulator 2. Allora, prima di iniziare a prendere il lavoro e tutto quanto, nella scorsa puntata praticamente mi è stato commentato, adesso vi dico anche da chi, giustamente, da GQ Player, praticamente mi ha commentato e ha scritto: è impossibile avere 6 milioni di euro a livello 8 con i dipendenti già super sviluppati a 9.2 in una partita normale. Allora, carissimo GQ Player, io come ti ho anche scritto nei commenti non ho usato nessunissimo trucco. Semplicemente io ho usato un pochino di, come dire, neanche astuzia perché sinceramente l'ho scoperto un po' così e così. E magari potrebbe essere anche un trucco per poter riuscire a fare soldi molto velocemente su Euro Truck Simulator. Allora, quello che praticamente ho fatto io è che ho iniziato la carriera come normalissima, come tutti quanti, e praticamente appena mi è stato possibile comprare il camion, ho chiesto il prestito, ovviamente, e ho comprato questo Volvo. Questo qui, difatti, è il mio primo camion che ho comprato all'inizio. E dopodiché, facendo altri lavori, comunque mi è stato data la possibilità, sempre dalla banca, mi è arrivato il messaggio con scritto che posso chiedere un altro prestito altrettanto più grande. Cioè, all'inizio io ho chiesto un prestito di 100.000 euro, mettiamo così, avevo già fatto qualche lavoretto io da parte e di conseguenza sono riuscito a comprare il camion che costa 120 e qualcosa. Fatto questo, ho chiesto anche il prestito da 500.000, mi sembra che dovrebbe essere, o da 400 da 500.000. Con questo prestito io cosa ho fatto? Mi sono comprato una base, ok? Adesso ti faccio anche vedere, nella gestione aziendale. Io la prima azienda che ho preso è stata Verona, che adesso poi me l'hanno usata, che ho già sviluppato e tutto quanto. È stata Verona e di conseguenza non costava granché. Ok, l'ho presa, l'ho sviluppata un pochino, ho preso subito tre camion, come puoi vedere Iveco, che sono quelli del gioco, praticamente che costano meno, e ho preso tre operai. E che cosa è successo? In questi tre operai io non li ho fatto sviluppare praticamente, adesso faccio vedere, uno dei primi, magari quello più sviluppato che è questo, che è quello che ho all'inizio preso. Ha già caricato tutto. Beh, vabbè. Comunque io le prime cose che gli ho fatto fare, vedi qui, strategia formativa, non gli ho dato subito lungo raggio perché praticamente il lungo raggio fa tanti chilometri e guadagna poco. Io gli ho fatto fare subito merci preziose perché sono quelle che ti pagano molto di più in tutti e tre. Che cosa è successo? Andando avanti un pochino col gioco e lasciandolo un pochino fermo durante le settimane che purtroppo non ho avuto tempo di giocare, che cosa è successo? Che comunque il tempo è andato avanti, gli operai hanno lavorato e di conseguenza quando io ho riacceso e si è sincronizzato tutto quanto il gioco, praticamente mi sono ritrovato con i 6.000 che tu l'altro giorno avevi visto. Io parlo in prima persona con GQ perché è lui che mi ha commentato così, però ragazzi comunque potrebbe essere un metodo anche per tutti voi. E adesso, dato che dall'ultimo video di Euro Truck Simulator è passato quasi 2 settimane, come puoi vedere da 6.000 sono arrivato a 12.000, ma io il mio livello, non ho guidato niente, è sempre quello. Tu magari mi potrei dire sì, certo, chi me la dà a bere, magari ti hai messo il trucco. Io il trucco non l'ho proprio usato e non so nemmeno come si usa. Perché se fosse stata una cosa furba, allora avrei messo anche il mio livello. Cioè, invece di essere a livello 9, come dici tu, mi sarei dato su anche il livello di quello per aver tutto sbloccato. Invece non l'ho proprio fatto. Ok, chiusa questa parentesi, partiamo subito con un lavoretto. Allora, siamo a Verona, accendiamo il nostro camion intanto e andiamo un pochino a vedere. Allora, una cosa che potrei anche fare è vedere se qui a Verona, no, niente, il garage ce l'ho già, perciò niente, perché ragazzi volevo magari comprare un'altra zona. E allora, facciamo così, perché mi trovo meglio a far così. Dopo ci andiamo. Lavoro autonomo. Siamo a Verona. Perfetto.
prendiamo un Verona Torino, dai. Anche se sono cose che le abbiamo già, comunque lo facciamo lo stesso. Allora, andiamo al BCP. Perfetto. Io ho anche i fanali accesi, anche se sono le 8 di mattina, ma comunque adesso magari. Questi sono gli abbaglianti. Ok, teniamo solo quelli di posizione. Che dire? Sinceramente, di questi soldi non volevo usarli, proprio per poter andare un pochino avanti, magari anche vedere cose nuove. Non sono stati messi dentro da un trucco, perciò sinceramente li vorrei usare, anche perché voglio vedere un pochino quali sono i limiti del gioco e tutto quanto. Allora, siamo arrivati. Vediamo. Oh, piano. Mamma mia. Ok, vediamo qui. Accetta lavoro. Dove hai messo le mie ruspe. Vedi qua. Ah, sono qua. Perfetto. Allora, qui. Allora ragazzi, una cosa che vi volevo dire è che ci stiamo comunque organizzando un po' tutti quanti per riuscire a fare video con Euro Truck Simulator, un po' tutti quanti da fare un convoglio. Solo che cosa è successo? Che praticamente in questi ultimi giorni non abbiamo molto tempo un po' tutti quanti, ed è stato un pochino un casino. Perciò adesso vedremo un po' anche come fare. Io non ho neanche messo la freccia, va bene. Adesso l'ho messa. Facciamo diventare rosso? No, scusi, scusate, non so più parlare. Facciamo diventare verde. Fai passare? Grazie. Ok. Allora, speriamo che questa volta non ci sia un qualche imbecille che mi voglia venire addosso. Perché per chi non ha visto la scorsa puntata, ragazzi, mentre viaggiavo praticamente una macchina mi è entrata dentro al carico. E come qualcheduno mi ha giustamente commentato, sarà diventata una frittella. Io ho detto lo spero bene. Così la prossima volta impara ad andare attaccato alle cose, se c'ha, non so più parlare. Andare attaccato ai rimorchi altrui. Allora, casello. Speriamo di fermarci. Andiamo per di qua. Noi la carta non ce l'abbiamo, ma chi se ne frega. No, un po' più avanti, grazie. Ok. Apri. Vai. Pingi, pingi. Prima che arriva la macchina. Ah. Ok. Ce l'abbiamo fatta. Perfetto. Speriamo di non fare anche brutte manovre come l'ultima volta su due ruote. Ma qua di marciapiedi non ce ne sono, perciò. Incasso 252. Associa. Ok. Perfetto. Mettiamo fuori la freccia. Ok. E via. Allora, piccolo aggiornamento. Dall'ultima volta ho fatto anche degli acquisti. Ho comprato dei camion, ho comprato anche una nuova stazione aziendale, un magazzino. Ho comprato, non ho comprato, ho assunto degli altri operai di cui dopo andremo a modificare assieme, come vi dicevo prima, per come ho fatto per quegli autisti che sono già evoluti. Vi voglio far vedere come li aumento io, perché non mi piace proprio il fatto che vadano a piede libero, nel senso che io voglio che facciano prima le cose importanti e poi dopo magari quelle secondarie, cioè.
Man mano che si evolvono, io non voglio che prendano incarichi, lavori lunghi oppure di merci, tipo che non tipo quelle del gas o robe infiammabile, perché si sì, pagano molto, però se hai le spunte su la merce preziosa è molto meglio. Incasso 270, autista Simone M. Perfetto. Come vedete, ragazzi, pian pianino, anche mentre siete in gioco, i vostri autisti aumenteranno sempre di più il vostro valore. Quindi calcolate voi che già magari quelli piccoli iniziano a fare qualcosa, quelli grandi fanno già i viaggi lunghi e più costosi, fate presto ad andare su con i soldi e di conseguenza vi ritrovate con una botta di soldi come avrò io. Ora, una cosa che magari non so, praticamente io Euro Truck Simulator 2 ho scaricato anche quello per giocare in multiplayer con gli altri ragazzi. E non vorrei che magari salvando un po' sul multiplayer, salvando un po' sulla carriera in singolo, non vorrei che magari fosse stato lì l'inghippo che si crea un salvataggio dove lui si deve riaggiornare un pochino con i tempi del gioco e logicamente gli operai lavorano e ti danno dei soldi. Ora, questa prova io non l'ho fatta, magari può anche funzionare. Però comunque non resta il fatto che bisogna lasciare un po', far passare un po' di tempo. Ora, questa cosa prendetela un po' con le pinze, nel senso che a me mi sta capitando questa cosa e sinceramente non sono ancora sicuro al 100% che sia così. Avete capito? Perciò io ve la sto spiegando come la sto vivendo. Magari chi ne sa più di me ha una spiegazione logica, molto più dettagliata anche di come ve la sto spiegando io. Io ho notato questa cosa solo così, cioè vivendola, perciò sì, come vi ho detto prima, prendetela un pochino con le pinze perché sì, non sono totalmente sicuro al 100%. Allora, direi che siamo quasi a livello di, vediamo il prossimo cartello dove siamo arrivati, perché qui a furia di chiacchierare di strada ne abbiamo già fatta tanta. Milano, Torino, boh. Dice di svoltare, boh, vabbè, vediamo la mappa. Dice di andare dritto, perfetto. Le indicazioni sono giuste. Solito problema. Mio caro joystick, mi sa che appena posso ti tramuto in un volante. Tramuto o trasformo. Boh, vabbè, uno dei due. Allora, mi sa che siamo arrivati anche ad un casello, perciò bisognerà forse iniziare a frenare. Beh, siamo ancora distanti, perciò a tutta birra. Casello libero, casello libero, casello libero, tutti pieni. Andiamo dietro a questa. Oh, Madonna! No. Ho ammaccato il camion. Porca miseria. Ma dai. Bah. Vabbè. 2% sarà niente. Speriamo di riuscire a pagare i danni. Che battutaccia che ho fatto, ok. Mi faccio le battute e me le rido da solo. Mi posso definire un matto. Allora. Quanto ci manca ancora? 180 km. 180 178 km. Ok. Beh, per adesso vedo che gli autisti delle altre macchine sembrano stare buoni. Forse quello più matto sono io. Piano, rallenta. Perché rallentate? Madonna.
successo qua? Mamma mia, pericolo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Io odio questi cavalcavia un po', tutti così stretti. Che magari col volante la riesci a gestire meglio, col joystick è un po' più difficile. Allora dopo vai ad ammaccare il carico, tutte quelle balle lì. Ecco, a proposito di balle, abbiamo proprio delle balle di qua di fieno, no, di paglia. Allora, 140 km. Ok, vediamo. Incasso 678, autista George. Bravo George, aumenta pure i soldi. Allora, mi sa che dobbiamo girare, girare. Dobbiamo girare qui. Sì, mettiamo anche la freccia allora. Oh, io odio queste uscite. Allora, dobbiamo girare a destra. Qui c'è nessuno, qui c'è nessuno. Via. Sai che trattori sono questi? Boh. Fanno dei Lamborghini. Boh. Dal muso sembrano più dei Deutz. Però grigi, boh, non ho mai visti. Neanche fosse magari un Warrior. Vabbè. Ciao. Per quanto arriviamo? 115 km. Madonna, ma è così lontano Torino? Un altro incasso, 967, autista Umberto. Vedete ragazzi, già in un viaggetto così corto sono già saltati fuori 4 incassi. Perciò mettetevi un po' voi attaccata alla calcolatrice, fate voi il calcolo nell'arco di 2 settimane, cosa magari possono fare i vostri autisti. Perciò solo che fanno degli incassi piccolini così, fai passare una settimana, avete già i vostri 3.000, no, 3 milioni di euro, dollari, quelli che sono qua adesso sono euro, perciò 3 milioni di euro, capite bene che sì. Forse la sto facendo un po' troppo veloce, rallentiamo un po'. Ah, non si arriva più, ragazzi. Bello però il paesaggino di montagna. Un po' così. Bello, bello. Qui cosa c'è? Una fattoria. Può essere. Ah, qui c'è una super curva. Noi ci ribaltiamo. Rallentiamo un po'. Ok. No! C'è un altro camion. Vai, spicciati. No, ti arrivo dietro. Pista, pista. Oh, macchina. Pista, pista. Oh, anche la galleria. Uff. Dai, spicciati. Noi dobbiamo girare a sinistra. Che culo. C'è nessuno? No. Ok. Ancora la freccia? Sì, togliamola. Ok,
Un altro incasso. Ecco, guardate ragazzi, questo qui è uno di quelli che praticamente 16.500 di incasso, è uno di quegli autisti che erano super evoluti. Perciò è arrivata ai soldi anche di quello. Un altro incasso, 1.400 autista Ludek. Io non so che dire ragazzi, cioè se voi iniziate la partita così come vi dicevo io prima, che prendete subito anche il secondo mutuo e logicamente dovete dosare un pochino i soldi, nel senso non aggiornate subito ecco, un altro incasso. Non aggiornate subito il garage da potenziarlo, accontentatevi di avere tre autisti che vi lavorano nel mentre che voi giocate o comunque che non giocate. E poi li fate andare. Una cosa che vi dico è di fargli subito fare le merci preziose, che è la cosa più importante e che rende di più in questo gioco, a parere mio. Allora usciamo. Intanto che parlo, devo tenere d'occhio anche la mappa perché sennò. Ok, prendiamola un po' larghetta. Ciao. Mamma mia, mi viene il mal di mare da solo. Ok, ma non si arriva più qua. 16 km ancora. Porca miseria, che barba. Allora, non credo di avere un'azienda qua a Torino, perciò se nel caso non ce l'ho, la compriamo assieme, così magari vi mostro un po' come ho fatto. Un altro incasso, 1283 Catalin frangente. Ok, perfetto, siamo a Torino. Allora, rosso, 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 frena, frena, frena. Perfetto. Stavo dicendo, non credo di avere una base qui a. Vediamo. No, direi proprio di no. Una base qui a Torino, perciò dopo la compriamo. Sempre che ce ne sia una. Poi dopo vi faccio vedere un pochino come allestire un po' il tutto quanto. Poi sta a voi vedere un po' come fare. Allora, dai la precedenza, grazie. Un altro semaforo rosso. No, adesso è verde. Perfetto. Ok, siamo arrivati. Freccia inserita, perfetto. Ok, manovra. Ma che sta andando a sbattere da qualche parte? No, ok. Allora, dall'altra parte, che autista da quattro soldi che sono. Allora, stasera le manovre non mi vogliono proprio venire. Ma sì, dai, va bene così. Perfetto. Eccellente. Allora, le nuove abilità grado 1, 9000, ok. Continua. Perfetto. Allora, guida. Allora, andiamo a vedere se. Non mi ricordo. Frena. Non mi ricordo se è il simbolino viola. No, simbolino viola è il concessionario. Ok. Grandissima gaffa.
Allora, curva, 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 curva. Perfetto. Forse quel simbolino verde? Arriva una macchina? No. Passiamo. Ok, è verde, perciò passiamo. Qui c'è l'hotel. Qui è rosso, no, adesso è verde. Andiamo per di qui. Andiamo per di qui. Sì, esatto, è un garage. Allora, dato che i soldi i nostri autisti ce li hanno fatti guadagnare, facciamo proprio così, guardate. Allora, 180.000 acquista. Vuoi davvero acquistare il garage? Sì. Perfetto. Allora ragazzi, abbiamo acquistato il nostro primo garage. Sono tutti uguali, perciò avrà soltanto tre posti per tre camion e tre autisti. Perciò adesso parcheggiamo il nostro camion dentro. Ok, avvia gestione. Allora, Torino. Vediamo, vedete? Adesso tipo a Stuttgart ci sono già 5 i camion? Non ci sono i camion, va bene, perfetto. Ah no, ce li hanno i camion. Ok, 3 Scania e 2, 2 Scania e 3 Mercedes. Qui c'hanno un Volvo. Boh, vabbè. E 4 Iveco. Un po' di misto. Allora, Torino. Iniziamo subito con assumere gli autisti, in modo da farvi vedere anche agenzia del lavoro, scusate, mi sono sbagliato. Venezia. Boh, vabbè. Assumi un autista, li prendiamo anche a caso, tanto non qui. Li mettiamo, andiamo a Torino. Selezioniamo il posto, ok. Questo assumi Torino qui. Ok. Questo assumi Torino e qui. Ok. E con gli autisti ci siamo. Ora, rivenditore. Non ho ancora comprato dei Renault, compriamo dei Renault. Repubblica Ceca, visita al concessionario, andiamo. Che brutto, mamma mia, ecco perché non li ho comprati. Scusate, fan dei Renault, ma io proprio disponibile a livello 10. Ah, ce n'è mica tanti. Ah, bello, questo mi piace. Team Champions. Ma questo è bello davvero. Allora, siccome che non posso comprare altro che il primo, facciamo un po' di personalizzazione. Vediamo cabina alta. Ma sì, dai, migliora. Mettiamo le ruote. Motore, c'è solo quello. Hub driver. Gli interni, mi sa che lasceremo i suoi, anche perché ci sono solo quelli. Colore, 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 gli mettiamo. È bello così, mi piace. Ah, lasciamo così, dai. Accessori, accessori, accessori esterni, boh, gli mettiamo qualcosina, tanto per renderlo un pochino accattivante, dai. Allora, le pedanine. Un'altra pedanina, la maniglia di colore, lo specchietto non è disponibile, questo che ci sta bene, ok, un ferretto lì sopra, i cerchioni, le gomme, allora, io scusatemi ragazzi, ma cuore italiano forever, perciò questo. Poi cerchioni, questo
questo lasciamo esatto bianco, perfetto. Cerchione così, gomma, questa la mettiamo rossa, perfetto. Qui abbiamo fatto gli interni. Allora, gli interni, io questo specchietto lo odio, anche se è utile per tutti i camionisti, anche questo qui frontale, ma a me proprio non mi piace. Allora, direi che abbiamo fatto tutto. Andiamo nel nostro carrello. Ok, c'è tutta la roba, conferma. Perciò facciamo. So ci costa un botto, 191.000, però acquista. Vuoi guidare il tuo camion? Facciamo no. Andiamo nella qui a Torino, non mi viene mai come si chiama, azienda o garage. Mettiamo nel primo. Ok, grazie il tuo acquisto, consegna immediata, va bene. Ne prendiamo tre. Ok, Torino, qui. Ovviamente voi ragazzi non dovrete comprare direttamente un Renault perché con i soldi che vi danno all'inizio un Renault non ve lo potete permettere. Però dopo, se magari c'è ancora tempo, vi farò vedere che comunque io ho fatto una carrellata di rivenditori e bene o male. Per incominciare gli veco messi proprio tutto a base, togliendo anche alcune cose tipo gli specchietti frontali, togliendo quello laterale, che non è che vai poi più di tanto, però gli lasci il motore, quello un po' più base, non quello più potente, e trasmissione anche quella bene o male un pochino così, riuscite a comprarne almeno tre con i soldi che vi danno, più i 180.000 del garage. Allora, fatto questo, ok, usciamo dal concessionario e gestione garage. Andiamo a vedere gli autisti, ok. Allora, gli ultimi che abbiamo assoldato sono questi perché sono ancora a riposo. Ok, qui, vedete, loro aveva bilanciato, perciò metterà, questi qua se li ha già, metterà 1, 1, 1, 1, poi dopo 2, 2, 2, 2, 2. Noi invece facciamo così, tac. Subito in merci preziose, cioè ti riempirà tutta questa barra qui, perciò anche i lavoretti più corti, perché non avrà questa spunta, li metterà tutti qui, perciò anche i lavoretti più corti renderanno molto di più. La seconda cosa che io metterò, badando un pochino a tutto quanto, a parte questi che ormai sono già super sviluppati a 10, come potete vedere, però anche questi vedete adesso l'ho lasciato bilanciato, perché vi voglio far vedere che li metterò in merci preziose. Tutti, ok, questo bilanciato, merci preziose, bilanciato, merci preziose, bilanciato, merci preziose, questo bilanciato, merci preziose, e così. Dopodiché, quando magari queste spunte saranno piene, merci preziose, come vi dicevo prima, metterò magari questi carichi qui che comunque valgono più questo qui per il danneggiamento, cioè la fragilità, perciò anche quello sono vi rendono molto. Allora, merci preziose, spero di aver fatto tutto bene. Direi che così siamo a posto. Boh, gestione garage. Ok, produttività, vedete Verona, il primo che ho comprato, grande, 5,5, vedete guadagna un botto già soltanto, profitto giornaliero, 52.000, farà un botto di soldi. Allora, qui vediamo, ok, profitto 12.000, va bene, ok, allora io in questo caso, no. Facciamo così, lo aggiorno poi nel prossimo video, così lo facciamo anche assieme. Perfetto. Allora, una cosa da fare adesso prima che vi saluto. Adesso se lo trovo. Allora. Ok, non mi fa dormire.
Ah, è qua. Spegne il motore, vabbè, col tasto E. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Noi ci salutiamo qui. Perciò, iscrivetevi e commentate, che mi fa sempre piacere sentire anche i vostri pareri. Ditemi cosa ne pensate di questo modo di fare soldi, in modo da capire anche se a voi funziona oppure no. E bene, con questo è tutto e noi ci rivediamo nel prossimo video di Euro Truck Simulator. Ciao ciao!